Franco Dierra, responsabile della comunicazione della Z Gold Women Chieti, ha organizzato una manifestazione molto stimolante, interessante e soprattutto purtroppo attuale. No, è importante fare questo tipo di comunicazione sia per la città di Chieti sia anche per un'aggregazione sociale che è inserita nello sport. I campioni d'Italia danno il loro apporto per questa campagna che noi stiamo facendo contro il femminicidio, che è una campagna a livello nazionale molto sentita specialmente dalle donne. Presidente Alessandro Zulli, insomma, quando c'è qualcosa sul sociale voi siete sempre presenti, aderite subito, è molto importante parlare di questo femminicidio, una storia che non finisce mai. Sì, vabbè, è assolutamente importante, poi l'assessore De Matteo ci ha già invitato, abbiamo partecipato come testimone il 23 novembre alla conferenza stampa, alla giornata contro il femminicidio e la violenza sulle donne, squadra femminile, campione d'Italia, quindi mi sembra assolutamente d'obbligo. Titolare da Top Boutique. Beh, abbiamo voluto fare questa giornata importante alle ragazze campionesse d'Italia, con piacere ospitiamo questa magnifica sfilata. Sindaco Umberto Di Primio, queste iniziative non bastano mai a favore delle donne. Se se ne parla tutti sanno, se si ha quell'atteggiamento reticente di non dire le cose fino in fondo e come stanno per davvero, qualcuno pensa di potersela cavare. Noi dobbiamo far capire a tutti che nessuno se la può cavare se usa violenza, ma soprattutto che la violenza è una violenza fatta contro tutti e non soltanto contro la vittima predestinata. Dottoressa Emilia De Matteo, l'assessora l'ha preposta a questo settore ad hoc, una iniziativa che va solo elogiata. Abbiamo visto che le ragazze sono delle ragazze bellissime, delle ragazze simpaticissime, ma soprattutto molto attente alla solidarietà e al discorso fondamentale della violenza contro le donne. Hanno fatto una campagna fotografica, hanno partecipato anche al 25 novembre alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi una grande sensibilità e grande partecipazione. Noè è una bella iniziativa, o Spagna o Italia, qualsiasi punto del mondo contro il femminicidio. Sì, è una bella iniziativa, io mai l'ho fatto neanche in Spagna e questo è bello perché è anche importante per noi, anche per la città e per la donna. Noi vogliamo fare questo anche per mostrare il nostro appoggio a questa persona che soffre queste cose e se possiamo aiutare in qualsiasi forma siamo per farlo. Possiamo dire insieme viva le donne? Io e te. Viva le donne. Viva le donne.